Buongiorno, nuovo vlog. Allora, volevo farvi vedere 3-4 cose che ho finito di mangiare in questi giorni e volevo dirvi se sono buone, se sono ottime, se è meglio comprarlo oppure no. Intanto sto montando i video piano piano e niente, allora. Ve le faccio vedere e credo che fino a luglio-agosto ci saranno pochissimi video, nel senso che vediamo se riesco a metterlo qui perché sennò mi fa male. Ok, allora inizia a esserci il mese di luglio e di agosto. Perché, come sapete, dopo le scuole, dopo che finiscono le scuole, inizia il calo di visualizzazioni, cioè molte persone non guardano i video. Per cui, come avevo già detto negli altri video, io non posso registrare dei video, impegnarmi, metterci il tempo, montarli, fare tutte queste cose se poi dopo la gente non li guarda i video. Ho notato che le visualizzazioni sono un po' calate, in senso che all'inizio quando pubblico i video, calcolato un'ora di video già pubblicato, non arrivo neanche a 50 visualizzazioni. Ci arrivo dopo. Dopo un giorno forse supero i 100 visualizzazioni. E anche lì diciamo che sono un po' così così. Allora, a prescindere che va bene che gli iscritti aumentano, che siamo arrivati a 3.000, eccetera, però dovrebbero aumentare anche le visualizzazioni, cioè in senso. Le persone che si iscrivono al mio canale devono anche guardare i video, perché sennò è inutile, cioè non ha proprio senso sta cosa. Io ad esempio faccio così, dato che non sono una famosa, io guardo anche i canali degli altri, cioè prendo, guardo tutti i video che loro pubblicano e poi gli lascio un commentino. Ma io parlo di persone come me, cioè in senso persone che non sono anche loro famose. Hanno abbastanza tanti iscritti, ma non sono tanto famosi. Per cui calcolate che io passo sempre almeno. Possono anche testimoniare le persone che mi seguono da tanti anni, che commentano sempre i miei video. Che io sono sempre presente, passo sempre nei loro canali, commento sempre sotto i video che loro pubblicano. Per cui io sono sempre stata onesta e ricambio sempre il favore agli altri. Invece con le youtuber, che voi sapete che molte youtuber hanno tanti iscritti e sono famose, è normale che loro non passano nei vostri canali o tantomeno non scrivono sotto i vostri video, perché giustamente con tante persone che seguono e tanti video che fanno al giorno, non è che stanno dietro delle persone che, come ad esempio noi, no? Per farvi capire, per cui è molto diversa la situazione. L'unica cosa che mi dispiace è che non appena pubblico un video, dopo un'ora ho veramente pochissime persone che lo guardano dopo che io l'ho pubblicato. Io non so se il fatto dell'orario in cui la maggior parte sto pubblicando alle 2:15, non so se le 2:15 è un po' troppo. Diciamo presto, e allora dovrei pubblicarlo la sera, non lo so, però fatemi sapere quando, a che ora voi guardate i video, così almeno più o meno pubblico l'ora in cui guardate i video. Poi ho letto certi commenti che vogliono commenti un po' ci sono un po' rimasta male. Comunque vabbè, su questa cosa adesso vediamo, ne parliamo, non so se parlare in un vlog oppure in un video dove rispondo ai commenti che ho ricevuto e che mi hanno chiesto dei video, ma i video che
le persone mi hanno chiesto, non è che posso farli tutti i giorni, ad esempio il video della spesa, non posso farla tutti i giorni il video della spesa, lo faccio solo due volte al mese, come avete visto sul mio canale, ma neanche due volte al mese, anche una volta, perché io faccio una volta la spesa, non tutti i giorni. E poi c'era stato un altro commento che non mi ricordo qual era, li devo andare a leggere perché a furia di registrare col telefono è difficile poi, se non ho commenti, diciamo, che posso leggerli. E niente, per cui calcolate che io adesso pubblicherò un video a settimana, barra due, massimo, se riesco, perché dipende anche dal lavoro. E, per cui i video saranno, diciamo, di meno, e anche per il fatto che adesso arrivano le vacanze, tutti andranno in ferie, per cui non staranno dietro YouTube. Ho visto che di più staranno dietro su TikTok, perché da quando hanno fatto TikTok YouTube è andato quasi in fallimento, ma dico sulle visualizzazioni, non parlo sul fatto del guadagno, perché sul guadagno c'è, ma le visualizzazioni sono un po' calate. E per cui, non lo so, si vedrà su come piano piano andrà avanti questo social, però ho visto che molte cose sono veramente cambiate. Anche Instagram mi è cambiato molto, per cui non tutti... Per cui niente, ho anche la memoria piena del telefono, perché con tutti i video che sto registrando da quando sono a casa in malattia per problemi di salute, poi parlerò anche di questo in questa settimana, perché devo fare un'altra visita, dato che mi sono operata, che ho fatto un intervento ad agosto, sto avendo problemi anche alla pancia. Per cui adesso devo fare un'altra visita di controllo per vedere come mai ho questi dolori strani, o questi dolori, diciamo così, e vabbè, niente. Per cui poi farò un altro vlog e parlerò anche di questa cosa. E, per cui, dato che inizia a esistere più TikTok, che le persone guardano più TikTok che YouTube, secondo me tra Instagram e YouTube sta iniziando a calare molto. Non lo so, io preferisco 50.000 volte YouTube che TikTok, perché TikTok ci fanno dei quei video assurdi davvero che sono anche da denuncia, ma lasciamo perdere, va. Non parliamo di queste cose perché io non riesco a capire come si andrà avanti su questo percorso. Per cui dipende dal lavoro, dipende dall'impegno che ho. E niente, per cui ogni tanto riuscirò a mettere i video, ogni tanto vedete che me li metterò pochi. E quest'anno pause non lo so, probabile che farò una pausa di un tot di settimane in agosto e forse a luglio farò spezzato, per cui quest'estate è probabile che farò una pausa, anche per il fatto che in quei mesi ne sono le guardie video, e farò di sicuro una pausa. Poi da settembre piano piano inizieremo a fare i video, cioè inizieranno i video nuovi, ma vabbè, anche questi sono nuovi. Comunque niente, per cui volevo solo dirvi questa cosa qua. Allora, vi faccio vedere veloce quello che ho mangiato. Allora, ho mangiato le gallette di riso, perché così almeno li butto subito e non sto lì a farvi il video parte, perché a parte che sono poche cose e poi è difficile lasciare le confezioni lì per un po', dato che poi dopo passano i giorni e io dopo non riesco neanche a fare questo video qua, dei prodotti, dei food mangiati. Comunque questi qua ve li consiglio, sono buonissimi, yogurt e arancia, sono molto buoni, sa di più di cioccolato, però sono buoni, non è male, ogni tanto li prendo, anche perché costano un euro e qualcosa. Sono, mi sembra, sono bio, senza glutine. Comunque niente, questi sono promossi, vanno bene per uno snack così. Poi
vi faccio vedere questo cotto alle olive, cotto di tacchino alle olive prese all'Eurospin, anche questo è buono. Ogni tanto prendiamo anche queste confezioni che costano un euro, così 90 grammi, non so quante fette ci sono dentro, comunque molto buono, sa di olive, sa di prosciutto, ve lo consiglio. E poi c'è questo che è il gelato alle rose, quando c'è il San Valentino c'è il gelato alle rose, questo qui è strabuono, questo è di cioccolato e vaniglia, infatti sa sia di cioccolato che vaniglia, molto buone e in più anche carine come decorazione, cioè in senso decorazione, come quando tu lo vedi il gelato lo vedi che è molto bello e perché ha forma di rose, per cui ve lo straconsiglio. E poi l'ultima scatola sono questi che sono i panzerotti alla pugliese. Allora questi qua così così preferisco farli io perché non mi piacciono molto, io ho preso due confezioni perché lui le volevo provarle e queste le ho finite, ce ne sono dentro due ma c'è anche l'altro, per cui calcolate che sono buone, preferisco farle in casa, per cui io l'ho fatta al forno ad esempio, non sono male, però appunto meglio volte farli in casa che comprarli, ogni tanto ci sta per una diciamo essere veloce a cucinare più o meno, che già è già pronto. E niente, queste sono le cose che ho finito e basta. Ho anche comprato un nuovo citofono, questo abbiamo comprato un nuovo citofono perché quello che abbiamo, che abbiamo preso su Amazon, che è questo qua che lo stiamo montando, che è ancora appeso, l'ho pagato 20 euro neanche su Amazon, per cui calcolate che i citofoni su Amazon di 20 euro fanno un po' cagare, perché l'ho preso, mi è durato sì o no 5 mesi forse, più o meno, sì più o meno 5 mesi, e poi non è andato più, cioè la suoneria non andava più. Alla fine adesso stiamo montando questo, infatti adesso funziona con questo qua, solo che ancora è già da montare e poi ve lo farò vedere già montato. E niente, per cui queste sono le cose. E poi nell'altro vlog piano piano vi dirò anche altre cose. E volevo dirvi chi mi segue sul canale e sa che io sono iscritta al vostro canale, se non passo da un bel po' di settimane non è perché non ho voglia di passare, e per il fatto del lavoro, perché quando io sono impegnata lavorando tutto il giorno e avendo solo un giorno di riposo, cioè io quando finisco di lavorare arrivo a casa e poi mi addormento, cioè mi metto nel letto perché sono veramente stanca, il lavoro che faccio è molto pesante, infatti adesso spero di cambiarlo, di trovare un altro lavoro, e per cui fino a quando non cambio un altro lavoro che sia meno pesante di questo, allora non riesco a stare dietro i canali, non riesco a guardare tutti i vostri video e tantomeno a scrivere sotto nei commenti. Per cui scusate se davvero non mi vedete tanto presente sotto i vostri canali. Io faccio il possibile per lasciarvi sempre un commentino sotto i vostri video, tantomeno guardarli. Se per caso li perdo, che sono, allora se sono tanti non riesco a guardarli tutti perché dovete capirmi che io ho più di 50 canali da guardare, per cui calcolate 50 canali da guardare quanti sono, specialmente se le persone mettono un video al giorno, diciamo che è tanto, invece se mettono un video barra due a settimana allora ancora. Però la situazione è un po' difficile, specialmente se lavoro tutto il giorno. E io cerco il massimo di stare dietro anche ai vostri canali e di commentare sempre. Detto questo,
Non so perché ogni volta arrivo sempre a fare un vlog sempre parlato e mai. Vabbè, prima o poi riuscirò a fare un vlog che non è mai parlato così tanto. Vabbè, niente. Non voglio che i video durano tanto e sto cercando di spezzarli, di fare. Se è un vlog lungo, faccio un vlog che dura tot e poi ne faccio un altro che è il continuo. E infatti, se avete notato, molti video li sto facendo corti, se avete notato, però non lo so. E niente, va bene, se mai ci vediamo dopo.